Il Vaticano vuole giocare un ruolo decisivo per la crisi in Ucraina. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, si è recato nel paese per distribuire aiuto e incontrare il presidente Petro Poroshenko, con l'obiettivo di attuare gli accordi di Minsk. Euronews l'ha incontrato a Kiev. Vostra Eminenza, benvenuto su Euronews. Lei è venuto in Ucraina per distribuire aiuti e dare un appoggio alle popolazioni sofferenti a causa del conflitto. Qual è la vostra posizione in questa guerra e intravede una soluzione politica? La Santa Sede fa leva sui principi e sui valori che devono essere alla base anche del rapporto fra i paesi, fra le nazioni e all'interno della comunità internazionale, quelli che sono i principi del diritto, i valori del diritto internazionale, ecco, quindi in questo caso appunto il rispetto della legalità internazionale per quanto riguarda i territori e le frontiere dell'Ucraina. Questo riguarda anche la Crimea? Questo riguarda tutto, sì. Gli accordi di Minsk dovrebbero essere la chiave, perché da lì quantomeno è partito questo difficile, chiamiamolo difficile, cessate il fuoco, perché l'applicazione non è del tutto completa. Secondo lei l'Ucraina dovrebbe fare dei passi? Certamente da parte nostra, anche il Santo Padre Francesco più volte ha rimandato agli accordi di Minsk come questa base dalla quale si può partire per andare avanti. Non pensa che sia più difficile il raggiungimento di un accordo onesto tra le parti, proprio perché questi paesi sono anche caratterizzati e afflitti dal fenomeno della corruzione? Incontrando gli sfollati pensavo proprio a questo, com'è importante che anche chi ha in mano i destini dell'umanità, chi ha la responsabilità appunto per la conduzione politica dell'umanità, possa guardare la gente negli occhi e vedere che la gente piange, così abbiamo visto ieri, e vedere che la gente soffre e lasciarsi commuovere da questo pianto e da questa sofferenza. La corruzione impedisce, come un muro che impedisce appunto di vedere al di là dei propri interessi l'esistenza di persone. La posizione della Chiesa cattolica è chiara: aprire le porte a tutti quelli che ne hanno bisogno, sia rifugiati perché fuggono da guerre, ma anche immigrazione economica. Siamo convinti che l'Europa si trova di fronte a una sfida inedita. L'Europa si trova di fronte a una sfida inedita che ne mette a rischio proprio la sua stessa natura e la sua stessa coesione. Evidentemente il tema dell'integrazione è un tema veramente da far tremare i polsi, soprattutto ai nostri giorni, dove questi fenomeni sono così rapidi, no? E forse non hanno il tempo neppure per essere assorbiti, per essere in un certo senso metabolizzati, eccetera. E qui c'è bisogno di una grande opera anche di tipo culturale, per aiutarci a vivere insieme e per far sì, questa secondo me è la sfida del mondo di oggi, per far sì che le differenze che percepiamo come tali e che sono tali perché ci sono differenze, non diventino sorgente di conflitti e di contrapposizione, ma invece siano motivo di arricchimento comune. La ringrazio.